ritrovati a Voce della Politica. Tema di questa puntata è il randagismo, un fenomeno che sicuramente è un problema serio e complesso con delle forti implicazioni di ordine sociale, civile, igienico-sanitario e sicurezza, da un lato. Dall'altro invece parleremo anche del maltrattamento ed uccisione degli animali, e forse non tutti sanno che molti cani randagi sono le cucciolate dei cani di proprietà. Inoltre, il primo step per contrastare questo fenomeno è una campagna atta a sensibilizzare i proprietari affinché sterilizzino e microcippino i propri cani. Ne parliamo in studio con Alfonso Albero, che è il caponucleo provinciale per le guardie zoofile dell'EMPA, nonché gestore del primo canile comunale attivato sul comprensorio, e con il sindaco di Capaccio, Francesco Palumbo. Io partirei proprio da te, Alfonso, perché vorrei che tu ci raccontassi quali sono i dati legati al randagismo in provincia di Salerno e se è stata avviata questa campagna di sensibilizzazione. Allora, diciamo che in provincia di Salerno abbiamo un fenomeno in crescita di randagismo. E vorrei precisare che questo randagismo, il fenomeno che cresce, è sempre colpa dell'essere umano. Sono cani che magari vengono tenuti da proprietari e al momento che magari non va più bene vengono abbandonati, che magari fra di loro si accoppiano e poi fanno branco. Quindi chiaramente l'aumento è sempre, giorno per giorno, sempre di più. Quindi c'è una legge molto ben precisa, la 16 del 2001, che prevede che i cani devono essere sterilizzati e microcippati. In effetti la microcippatura è obbligatoria, che obbliga il cittadino di microcippare il cane, perché è come mettere un numero di targa alla macchina. Già chiaramente questo fenomeno ridurrebbe di gran passo l'abbandono del cane, perché un cane microcippato che viene abbandonato, quando viene ritrovato dalle forze dell'ordine, dagli addetti ai controlli e quant'altro, dall'ASL, si può risalire al proprietario, e in quel caso, se il proprietario non ha fatto una denuncia, c'è una denuncia di incauta custodia. Microcippando il cane si ridurrebbe di gran lunga questo fenomeno. Nello stesso momento invogliare, allo stesso tempo, a sterilizzare, perché la sterilizzazione è importante, anche per l'animale, perché ci sono delle malattie gravi e quindi la sterilizzazione va fatta, perché in questo modo, anche se i cani vengono abbandonati sul territorio, non hanno modo di potersi accoppiare e quindi non hanno modo di crescere il numero. Noi sappiamo bene che quando loro si trovano sul territorio e devono trovarsi il cibo per sfamarsi, molte volte fanno branco, si litigano fra di loro, quindi si azzannano fra di loro, ma aggrediscono anche l'essere umano, distruggono la fauna selvatica, perché diventano dei veri e propri cacciatori. Vi posso assicurare che i cani, quando fanno branco, vanno a caccia di tutto. Diventano dei veri e propri predatori. Esatto. Sindaco Palumbo, Albero prima ha chiamato proprio in causa i comuni, no? Dicendo che i comuni insieme all'ASL hanno l'obbligo giuridico di scongiurare il fenomeno e sopportano poi anche dei costi per custodire i cani randagi. A lei chiedo, il comune di Capaccio quali iniziative ha messo in campo per contrastare tale fenomeno e soprattutto questo quanto pesa sul bilancio comunale? Albero ha detto bene, ha fatto riferimento alla legge regionale, la 16 del 2001, che è la legge sugli animali di affezione. Il comune ha l'obbligo del mantenimento dei cani. Poi tutto quanto il resto, l'obbligo è in capo all'ASL, sia l'accalappiamento e ovviamente sia la sterilizzazione e tutte le procedure sanitarie che riguardano ovviamente la gestione post operatoria degli animali. Ovviamente in questo si inserisce un quadro generale notevole, qui si apre un mondo di ragionamenti e dove le amministrazioni,
attraverso quel senso di responsabilità e quella conoscenza profonda del problema, devono fare il loro dovere. Io partirei subito da alcuni dati. Lei mi ha fatto una domanda secca: quanto costa? Oggi per noi un cane costa 1,95 € al giorno e devo dire che abbiamo dei costi ancora minimi rispetto a quello che è il mercato, perché il mercato è molto più alto. Quindi, per far capire, Capaccio Pestum nel 2009, quindi parliamo di circa 9 anni fa, nel 2009, per ragioni sanitarie di chiusura di un canile, deve trasferire i propri animali, i propri cani, circa 150 cani in un canile di 15, per ovviamente far fronte al rispetto delle regole. Nel tempo, il canile di 15 per la capienza non ce l'ha fatta, non riesce più a ricevere gli animali e quindi si è dovuto ricorrere a un altro canile, che è quello di Torre Orsai. Ancora un'altra, diciamo, situazione tampone. In questi 9 anni il comune di Capaccio Pestum ha sborsato a questi, diciamo, canili la somma di 1.190.000 euro fino ad oggi. Quindi una somma enorme senza aver risolto definitivamente il problema. Perché non c'è stata una strategia. C'è anche un aspetto culturale che deve essere forte. Io ho due corsi che sono, ritengo, come due reliquie, ma vanno gestiti e tenuti in un certo modo. Non si può comprare il cagnolino al bambino per lo sfizio e poi diventa randaggio. Non si può giocare con gli animali. Gli animali sono portatori di diritti. Devo dire che su Capaccio Pestum il lavoro straordinario, encomiabile, amorevole, lo stanno facendo le associazioni degli animalisti quasi a costo zero, senza che sia stato alzato un dito a favore di queste associazioni. Sempre quella sensibilità, voglio dire, dell'uomo, no? Sì, e quindi noi dobbiamo andare oltre, perché poi si può trovare qualunque tipo di soluzione attraverso un percorso condiviso e studiato tra associazioni, amministrazioni comunali ed ASL. Okay. Quindi questo consente di arrivare velocemente anche all'istituzione del cosiddetto cane di comunità, dopo aver fatto un percorso sanitario adeguato e rispettoso della legge 16. Quindi creare quelle condizioni virtuose che producono un effetto non solo di sicurezza sul territorio, perché i cittadini devono essere sicuri di poter attraversare una strada e non essere azzannati da un cane magari anche malato, ma devono avere la consapevolezza che possono, diciamo, vivere una comunità dove il fenomeno del randagismo non esiste, o meglio ancora, viene gestito con quella intelligenza tale e soprattutto quella sinergia che è possibile. Noi su questo abbiamo lavorato tanto,
abbiamo avuto già degli incontri con il nuovo responsabile dei servizi veterinari dell'ASL, dove c'è una sintonia unica affinché possiamo risolvere definitivamente. Io sono convinto che a Capaccio Pestum, in un giro di pochissimo tempo, non voglio azzardare date, ma io credo in 30 giorni noi definiremo il problema e complessivamente, dopo aver concordato con le associazioni, perché io ritengo che mettere a corrente le associazioni dell'operato di un'amministrazione magari anche illuminata possa essere d'esempio a tutti, possa servire a tutti, ma soprattutto faccia capire che si sta sul pezzo e si è capace di coinvolgere il territorio in un progetto vero di crescita. E questo è uno di quelli. È diventata realtà il progetto di cui parlava Palumbo prima, è diventata realtà già ad Albanella. Albero, lei è anche il gestore di un canile, una realtà nata da poco sul comune di Albanella. Il rifugio si chiama Rifugio Totò Empa Onlus. È un rifugio intitolato a Totò perché era un amante degli animali. Un rifugio costruito dal comune di Albanella circa 15 anni fa e fortunatamente con la conoscenza col sindaco voluto che questo canile portasse veramente sul territorio che i cani del territorio di Albanella avessero un alloggio nel territorio di Albanella, abbiamo insieme costruito, portato avanti gli ultimi accorgimenti e quindi fatto una realtà di creare un albergo, non un rifugio, non un canile, perché la parola canile sta male, perché i cani sembra che vadano in un carcere, invece i cani devono avere anche il loro sfogo, devono avere la loro, il loro benessere, perché noi dobbiamo parlare innanzitutto di benessere degli animali. Il comune di Albanella aveva dei cani in effetti a Cirò Marino, dove non si conoscevano né le condizioni di come venivano tenuti, né se i cani magari potessero morire, e il comune continua a pagare, perché molte volte non vengono poi passate le notizie di un cane morto, perché è un cliente dell'albergo. Del canile. Quindi giustamente abbiamo fatto l'inaugurazione a luglio di questo rifugio ed è partito con tutte le autorizzazioni dovute dal mese di novembre. Quindi proprio la settimana scorsa siamo andati a ritirare i 17 cani che erano tenuti a Cirò Marino, dove adesso sono ospiti nel nostro rifugio gestito dal sottoscritto e dai volontari dell'EMPA, dove cerchiamo di dargli l'amore magari che magari non hanno avuto in altre parti, ma cerchiamo di dargli l'amore a queste povere bestie che non hanno nessuna colpa per vivere in una situazione del genere. È un rifugio molto bello perché offre tanto, offre, c'ha tre aree di sgambamento, quindi possono stare anche all'aperto quando mentre che vengono puliti, quindi vengono realizzati là, si trova all'interno di un'oasi, quindi dell'oasi di Bosco Camerine. Ma per te che sei un gestore, la cosa più difficile da mettere in campo, da attuare con questi cani, qual è? Cioè non dargli un rifugio, appunto un tetto e da mangiare, ma? Ma avere il contatto umano con questi animali, far capire la presenza, non solo quello. Anche starci lì e giocarci magari qualche volta, perché loro hanno molto timore dell'uomo quando vengono accalappiati che sono allo stato brado, quindi poi devono avere di nuovo la fiducia nell'uomo. Alfonso, ti è capitato durante le tue attività di trovare dei canili lager? Guardi, durante gli anni di carriera che ho avuto ne abbiamo visti tantissimi, ma a parte i canili lager, ma anche degli allevamenti abusivi, cioè senza nessuna autorizzazione, che venivano detenuti i cani in maniera proprio orrenda, cioè senza nessuna umanità.
proprio un mese fa, unitamente con i militari di Contursi e il comando della Polizia Municipale, abbiamo fatto un sequestro di animali detenuti in gabbie proprio fatiscenti, senza magari, anche a livello igienico-sanitario erano proprio, e tutti detenuti senza neppure essere microchippati, quindi questi cani erano tutti coppie, non sappiamo se facesse un'attività anche di allevamento o quant'altro, però aveva tutte coppie, cioè di cani di varie razze, ed erano tutti senza microchip, quindi il controllo proprio non esisteva proprio. Vorrei ribadire che in effetti la legge 16 prevede che anche i veterinari hanno l'obbligo di segnalare eventuali cani che vengono portati a visita e che non siano microchippati, di invogliare sia il proprietario e sia di segnalarlo all'ASR che quel cane non è microchippato, perché ribadisco che la microchippatura è importantissima. È importantissimo per cercare di frenare il fenomeno di abbandonare il cane al momento che non lo si voglia più. Noi abbiamo gli abbandoni dei cani nel periodo estivo, prevalentemente quando chiaramente la gente va in vacanza e non sa dove mandare i cani, e nello stesso momento quando si chiude l'attività venatoria, perché in questo periodo che si chiuderà l'attività venatoria, molti dei cani, o perché la persona non li vuole più tenere, o perché non ha più intenzione di andare a caccia, o perché il cane non risponde alle esigenze sue, noi troviamo un abbandono ancora più fenomenale sul territorio. Questo vengono anche da altri paesi limitrofi, e quindi dove si trovano e va a incalcare nel territorio, perché il cane poi dove si trova in quel territorio è di competenza del sindaco di quel territorio, ma magari quel cane non ha mai vissuto in quel territorio. Sindaco, sono stati già trovati dei locali in cui puoi costruire il canile rifugio? Sicuramente abbiamo fatto già delle manifestazioni di interesse, siamo ormai già ai contratti, quindi io non posso che diciamo essere non ottimista, perché di più, anzi credo che Capaccio ed Albanella saranno l'esempio di questa parte della provincia su un progetto vero che parte dalla legge 16, quindi creando le condizioni sanitarie vere, ma soprattutto creando le condizioni con il coinvolgimento dell'associazione, della gestione del randagismo a sud della provincia di Salerno. E l'unico rammarico è che i numeri non sono altissimi, 150 posti ad Albanella non sono altissimi, ma è un buon inizio, come ovviamente sarà per Capaccio. Noi abbiamo esigenze un po' più alte, però siamo nelle condizioni di poter continuare a dare risposte. Il progetto con l'ASL ormai è chiaro, c'è un impegno forte da parte del dirigente dell'ASL volto a risolvere questa problematica, e quindi e ci possiamo ritenere soddisfatti non solo di aver abbassato i prezzi, perché puntiamo a un costo diciamo molto più basso nella gestione, ma soprattutto creare quelle condizioni che Albero diceva nel dare un servizio vero, perché molte volte d'estate, d'inverno, c'è gente che ama i cani. Io sono uno di quelli che io amo gli animali, ma li amo nel vero senso della parola, perché un animale non ti fa mai una scortesia. Un animale ti offre, quando lo curi, un amore disinteressato, che credo che vada oltre addirittura le persone. Quindi io credo che
quello che ha detto Albero con una sensibilità straordinaria dice di accarezzare gli animali, perché io quando incontro un animale lo accarezzo, anche se non l'ho mai visto, non mi ha mai morso, perché evidentemente vede che io mi avvicino con quello spirito vero di non fargli del male. E gli animali non vanno bastonati, perché poi diventano cattivi. Gli animali vanno curati, sapendo che ci sono delle problematiche, ma sapendo anche che ci sono delle persone sensibili, le istituzioni, pronte ad intervenire e ad accompagnare questo fenomeno. Io penso che presso il rifugio di Albanella tantissime persone che amano gli animali, che magari quando devono andare in vacanza, quando devono creare condizioni vere, possono accompagnarli, possono tenerli, perché trovano il cosiddetto, diciamo, albergo del proprio cane, e così quando ritornano riprendono il proprio animale e continuano ovviamente ad amarlo e a tenerlo con loro. Quindi io questo è l'auspicio, vi ringrazio per l'invito, ma soprattutto per la sensibilità che ancora una volta avete dimostrato sui problemi reali del nostro territorio. La nostra puntata termina qui, io ringrazio il sindaco Franco Palumbo per essere stato con noi e Alfonso Albero. Vi lascio con le immagini del canile di Albanella per conoscere i suoi ospiti ed eventualmente anche adottarli.